Eccomi ragazzi, sono io, sono Gabri Costa, sono tornato. Voglio dirvi che a Injustice 2 dobbiamo personalizzare Robin, ma vi avverto, questo è un altro Robin, Damian Wayne, non è più il famoso Tim Drake o Dick Grayson. Ve lo spiego lo stesso. Dobbiamo personalizzare Robin, detto Damian Wayne, ma vi avverto. Ha una pericolosa spada della Lega degli Assassini. Sentite come personalizzare la testa di Robin. C'ha la maschera del figlio del pipistrello. Ha trama d'aramide. Superba. Superba di Greythorn. Di Et Alt Eban. Di Cheshire. Temprata d'Italia. Di Rictus. Di Sandra Wusan. Ideale del demone e temprata di Rictus, e poi c'è anche il sudario letale dell'assassino demoniaco. Ora bisogna personalizzare il torace di Robin. Sentite come? C'ha la tunica del figlio del pipistrello, armatura temprata di V67Z, corazza della difesa ideale, armatura superba d'Italia, armatura demoniaca. Corazza ideale di Lady Shiva. E ora le sue braccia, guanti del figlio del pipistrello, guanti ideali, superbi di Damien, del regime superbi, temprati di Cheshire, temprati di Ebenezer, di Et Altheban, della difesa d'Italia, di Et Altheban. Scusate, ma l'ho già detto. Errore e carta. Ci sono guanti del demone, da battaglia d'Italia, ideali del demone, poi ci sono le spalle dell'ultimo demone e spallaccio da mischia, guerra fondaio. Adesso le gambe. Pantaloni del figlio del pipistrello, stivali in carbonio, di Greythorn, di Nissa, pantaloni mortali di Ebenezer, della difesa d'Italia, temprati di Rictus. E schieneri del paladino della giustizia. Ora dovete personalizzare la katana di Robin, visto che è Damian Wayne. Questa katana è della Lega degli Assassini. Questa è la lama del figlio del pipistrello, spada del regime mortale, lama temprata acuminata, lama di Lady Shiva, lama da battaglia demoniaca, di Et Altheban. Di Bronze Tiger, la tigre di bronzo, spada di Goethite di Nissa, lama superba di Nissa, spada perfetta di Greythorn, di Rictus, di Ra's al Ghul, lama dell'alchimista e lama Lazzaro della resurrezione. E ora sentite le abilità di Robin, che sono Birdarang. Letale sia normale che in aria e limite invalicabile. Robin traccia una linea a terra con la spada, sfidando l'avversario a oltrepassarla. Se il nemico la supera, subisce danni e perde superindicatore. Se la oltrepassa Robin, la linea si disattiva. Acquisisce la capacità di lanciare tre Birdarang mentre in aria. Lancia un Birdarang in linea retta. L'attivazione dell'indicatore divide in tre il Birdarang. E ora sentite le sue skin alternative. È figlio del demone. Volo di Nightwing. Agente 37. Red Robin. Erede della Lega. E il rimorso di Damien. Ah, ho dimenticato di dirvi che Robin, nella modalità storia di Injustice 2, ritorna a essere Nightwing come a Injustice Gods Among Us. Ora guardate attentamente il riepilogo di Robin. Avvio la modalità foto e poi passiamo subito al suo inventario. Guardate quanti bei oggetti che ha. Mi piace sta katana, bella. La katana mi ricorda quella di Leonardo e le tartarughe ninja. Ok, ho parlato troppo su Robin, vi ho detto tutto, vi saluto, mettete un mi piace, iscrivetevi al canale, un bacione, un arrivederci e un ciao da Gabriosta e seguitemi sempre visto che faccio le cose intelligenti.